Una badante avrebbe tentato di uccidere un'anziana di 96 anni che assisteva. Il fatto è accaduto in un appartamento in via De Amicis a Foggia. Stando ad una prima sommaria ricostruzione, la badante italiana ma di origine marocchina di circa 60 anni avrebbe tentato di strangolare l'anziana che assisteva, colpendola anche alla testa, molto probabilmente utilizzando un vaso. Credendo di averla uccisa, la badante avrebbe poi ingerito sostanza corrosiva, molto probabilmente acido muriatico, tentando il suicidio. A quanto si è appreso, ad allertare le forze dell'ordine sono stati vicini allarmati da rumori provenienti dall'appartamento. Sul posto la polizia sta facendo tutti gli accertamenti del caso. Le due donne sono state soccorse e trasportate in ospedale. Sono preoccupanti le condizioni di salute della badante, mentre al momento non destano preoccupazioni quelle della donna di 96 anni, che i medici stanno sottoponendo a tutti i controlli del caso. Da indiscrezioni sarebbero evidenti i segni di strangolamento, ma su questo punto saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari e delle forze dell'ordine. Sul fatto indaga la polizia. La notizia ha creato tanto sconcerto tra i vicini che conoscono l'anziana e la famiglia da anni. Conoscevamo la signora Rossetti da una vita praticamente, anche perché ha una veneranda età, una persona garbatissima, una persona a modo, diciamo che ci ha cresciuti, eh? Anche perché noi siamo orfani, quindi... Lei è sempre stata... No, quella no, perché sapevo che c'erano i figli a accudirla, ora non sapevo neanche che ci fosse una badante, probabilmente era da poco che stava qui ad accudirla, anche perché la signora aveva oltre 90 anni, quindi che cosa sia capitato, cosa c'è stato tra le due o nella mente di una delle due, non lo so, quindi...